Ciao a tutti, io sono Sasha Rizzo e oggi vi parlerò del DAX. DAX che è il principale indice tedesco ed è anche uno degli indici più famosi a livello proprio mondiale e ovviamente è uno degli indici cui i trader prestano maggiore attenzione. Allora, il DAX è intanto appunto un indice tedesco, è il principale indice tedesco e rappresenta le principali 30 società tedesche per capitalizzazione che sono quotate sul segmento Prime Standard della borsa di Francoforte. Il DAX nasce nel 1988 e rappresenta le società cosiddette blue chip, che sarebbero quelle società che hanno una grande rilevanza a livello nazionale, che sono quindi molto capitalizzate e soprattutto che sono in grado anche di essere redditizie in periodi negativi per quanto riguarda l'economia. Quindi queste imprese sono imprese che devono essere in grado di essere sostanzialmente redditizie, appunto, quindi capaci di generare utili sia in periodi in cui l'economia va male, sia in periodi in cui l'economia va bene. Ovviamente per entrare nel DAX bisogna soddisfare determinati requisiti. Il principale criterio, tuttavia, è quello di capitalizzazione e oltretutto è fondamentale per entrare nel DAX che la società in questione abbia almeno il 15% della capitalizzazione in capitale flottante. Capitale flottante che sarebbe quel capitale relativo alle azioni negoziabili nel mercato secondario tra gli investitori. Tornando quindi ai criteri, parliamo di criteri di eleggibilità e criteri di ammissione. Criteri di eleggibilità sono quei criteri, per esempio, relativi al fatto che per essere nel DAX una società deve necessariamente avere una sede in Germania, mentre invece i criteri di ammissione sono quei criteri relativi ai volumi negoziati negli ultimi 12 mesi. Ovviamente, se noi volessimo operare sul DAX, vorremmo anche sapere qualcosa circa i settori rappresentati nel DAX e circa le aziende che sono appunto nel DAX. Allora, per quanto riguarda i settori, abbiamo più settori, nel senso che abbiamo sia i settori tradizionali sia i settori tecnologici e ad ogni modo, per fare degli esempi, abbiamo società come la Adidas, abbiamo società come Lufthansa, Allianz, Deutsche Bank, Continental, la Volkswagen e la Bayer. Quindi, se volessimo parlare dei settori, possiamo ovviamente parlarne anche in relazione all'importanza che hanno all'interno di questo indice. Tuttavia, voglio anche mettere, diciamo, in evidenza il fatto che i criteri del DAX sono proprio pensati per far sì che un piccolo gruppo di società non abbia troppo peso rispetto al totale dell'indice e quindi lasciare poi un sacco di società senza sostanzialmente peso all'interno appunto del DAX stesso. Ad ogni modo, i principali settori relativi al DAX sono quelli delle utilities, quelli dei beni e dei servizi industriali, quello delle assicurazioni, il settore poi automobilistico, poi ha grande importanza ovviamente anche il settore bancario. Ora, avendo citato le principali società che sono quotate all'interno del DAX e che abbiamo ovviamente anche citato i settori, abbiamo visto comunque sia che questi settori sono molto differenziati tra loro, perché abbiamo appunto aziende come l'Adidas e aziende come la Lufthansa che sono molto diverse tra di loro. Stessa cosa vale per aziende come appunto la Bayer o come per esempio le aziende assicurative oppure il settore bancario. Insomma, abbiamo molti settori. Perché? Perché il DAX comprende, può comprendere sia settori tradizionali sia settori tecnologici, quindi può comprendere un po' sostanzialmente di tutto. Ora, capito tutto questo, è ovvio che un'ulteriore cosa molto importante di cui dobbiamo parlare è la revisione. La revisione che cos'è? La revisione può essere ordinaria o straordinaria ed è quell'evento con cui praticamente si andrà a rivedere chi è e chi non è all'interno del DAX. Quella ordinaria si fa ogni 12 mesi. E quella straordinaria invece si fa ogni 3 mesi. Però cosa cambia tra ordinaria e straordinaria? Allora, praticamente in quella ordinaria si andrà a rivedere chi è all'interno del DAX, sia per quanto riguarda elementi, diciamo, relativi al mercato che non, mentre invece quella straordinaria è quella revisione che si fa quando praticamente si hanno dei cambiamenti dovuti ad eventi esterni al mercato. Eventi esterni al mercato che possono essere eventi come per esempio il fallimento di un'azienda, di una società. Quindi, detto questo, abbiamo detto le cose che io ritengo essere più importanti per quanto riguarda il DAX, che è appunto il principale indice tedesco, e ovviamente sono cose che io ritengo fondamentali da tenere in
considerazione qualora noi volessimo operare sul DAX, perché sarebbe secondo me poco furbo, diciamo, andare ad operare su qualcosa che non si conosce. Questo perché? Perché ovviamente il DAX e il suo andamento sono determinati da ciò che lo compone, quindi dalle aziende e dai settori relativi appunto a questo indice. Detto questo, voglio farvi osservare un ultimo particolare che è relativo al fatto che ovviamente, che in realtà non è proprio un particolare, è una cosa piuttosto importante, che praticamente il DAX non è l'unico indice tedesco, è il principale indice tedesco, ma ci sono anche altri indici. Per esempio vorrei citarvi il TecDAX, che praticamente rappresenta le 30 società principali in Germania, o meglio della Germania, per quanto concerne il comparto tecnologico. Quindi in questo caso non troveremo aziende di settori sostanzialmente tradizionali, ma troveremo aziende dei settori tecnologici. Detto questo, è tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che lo possiate trovare interessante e soprattutto utile. Se fosse così, vi chiederei gentilmente di lasciare un like, anche per incentivare, diciamo, la continuazione della creazione di video di questo tipo. E oltretutto vi chiederei anche di iscrivervi al canale nel caso ancora non l'aveste fatto. Io comunque vi ringrazio nuovamente, vi auguro un buon proseguimento. Ciao a tutti.